Ancelotti davanti alla sua panchina. Dopo quello per Simone Inzaghi si comincia con Diawara e il tocco del Napoli. Poi Lucas Leiva di prima memoria sul secondo palo per Sergej Milinkovic-Savic, che però colpisce Meret. Brava risposta dei giocatori più forti. La Lazio può andare in tutti i campi a fare calcio. Per quanto riguarda la pressione, secondo palo Luis Alberto non lo serve, si appoggia a Milinkovic che calcia da fermo, non con troppa forza, facile poi ancora per Zielinski, chiude un grande triangolo, il polacco in area, mette al centro per Milik, stracoscia, tocca, forse ancora palo, che spinge di più adesso, Milik riceve, calcia col sinistro e va vicino al gol dell'1. Provvedi a Cerbi poi che va in marcatura. Occhio a Callejon in area di rigore, Callejon! La prima volta in stagione, sempre contro la Lazio, il sesto in carriera, l'1-0 del Napoli, arriva all'improvviso con Callejon. Sì, c'è stato un giropalla veloce, una riconquista alta e nel giropalla è rimasta sorpresa la squadra di Inzaghi e Callejon, sfruttando anche la tecnica dei suoi compagni che l'hanno messo in condizione di correre guardando il palo. Vedi, questo è a seconda della zona che vengono impiegati. Mentre qui contatto con... Va Milik! Mamma mia! 2-0 per il Napoli! Benino e poco, le tira benissimo! Sì, non credo si sia consultato con Ancelotti per le punizioni, però è un gol eccezionale, perché questa palla va a giro, ma è forte, è una punizione meravigliosa, un mancino incredibile. Malissimo, Bastos può calciare anche lui, non lo fa, poi col sinistro c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo, c'è l'area di regolare, si è fermato Callejon, Lulic mette il cross dentro l'area di rigore, c'è arrivato Correa a toccare senza... Correa prova a trovarlo, dentro da Immobile, area di rigore, Immobile, Immobile! Eccolo qui, Ciro Immobile che pesca l'angolino e fa 2-1, la Lazio è viva e a 25 dalla fine, prova a rientrare in partita. Esattamente ciò che doveva fare, rischiare ma proporre. Entra Correa, ne benefici Immobile, l'abbiamo detto 5 minuti fa, il movimento è perfetto, da allargarsi dal Biol, si allarga, si mette nelle condizioni, tocca tante volte la palla, non dà tempo al Biol di accorciarlo e poi guarda sotto. La prossima partita. Riparte Milik che stavolta non trova lo specchio. Al cross in area di rigore, deviazione di Bastos, arriva Callejon. Sembra aver ritrovato il generale, allora Immobile se la ritrova. Vuole rimetterla al centro, troppo morbida, non c'è nessuno. C'è trapezza verso Mario Rui, al cross in area, proprio per Unas. Respinge stracoscia, poi Callejon. Questo buon inserimento e questa volée di Unas che in casa ha fatto 2 gol quest'anno.